veronese Caldana, nuovo centravanti del Messina. 15.000 spettatori, battuto il primato locale di affluenza. Contenuta senza danno la scuriata iniziale dei padroni di casa, la Roma trasferisce il gioco dalla parte opposta dove il campo confina col mare. E adesso, 39esimo minuto del primo tempo, l'episodio decisivo. A Concia inizia un attacco che Bettini, Sundqvist e Zecca sviluppano. Su calcio d'angolo provocato da Calzavara, Foglino immobilizza Galli in area e l'arbitro fischia il rigore. Con un fortissimo tiro quasi frontale, Venturi batte Bellutini. Il pubblico spera ancora nella ripresa del Messina, ma Caldana in ritardo sulla palla sfuggita a Risorti e riesce soltanto ad atterrare Cardarelli. A sua volta la Roma sfiora il 2-0 con questa traversa colpita da Bettini. A 7 minuti dalla fine, Opisso solo davanti a Risorti mancherà la più facile occasione per pareggiare. La vittoria della Roma ha un particolare significato. Era da 22 mesi dal capodanno del 50 che i giallorossi non vincevano fuori casa.